Salve a tutti, oggi nella mia recensione vi parlerò di questo bollitore elettrico dell'ICOC. Vediamo che è davvero un bel bollitore, dai materiali molto resistenti. L'interno è in acciaio inox, ha una capacità di 1,7 litri, e così come l'interno anche gli altri componenti sono in acciaio inox, ossia il coperchio, il filtro. Il beccuccio. Nella confezione, oltre a trovare il seguente bollitore, troveremo, vabbè, la base per il funzionamento e le istruzioni presenti anche in lingua italiana. Allora, per testare il prodotto, riempiamo il recipiente con dell'acqua. Abbiamo detto che la capacità massima è di 1,7 litri, però io comunque riempirò solo metà del contenitore. In questo modo testeremo rapidamente la sua efficacia. Allora, una volta chiuso il coperchio e messo il bollitore sulla sua base, dovremo azionare l'interruttore. Ecco qui. Aspettiamo un po'. Iniziamo a sentire che già, ecco che il bollitore è entrato in funzione. Possiamo vedere che questo bollitore ha sia una doppia parete interna che una doppia parete esterna. E quindi in questo modo, grazie alle sue pareti, appunto, se tocchiamo il bollitore, vediamo che non si sentirà affatto, non provocherà affatto scottature alle mani. Possiamo già vedere che l'acqua è quasi del tutto bollita. Infatti, grazie alla sua la potenza di 1850-2200 watt, il bollitore riscalda immediatamente l'acqua. Possiamo anche spegnerlo, possiamo vedere che subito che l'acqua è bollente. Possiamo subito notare che l'acqua è già calda e pronta per essere usata per le nostre bevande come caffè, comunque tè e altri infusi vari. Prodotto davvero anche silenzioso, è davvero ben fatto con materiali eccellenti e viene venduto oggi 13 giugno 2016 al prezzo di 50 euro. Grazie a tutti e alla prossima video recensione.